Nino D'Angelo, riapre il Trianon, sa comincia? Cominciamo domani. Domani sera il Trianon è di nuovo forte, di nuovo teatro del popolo. Che significa per Forcella questa cosa? Significa visibilità, che è importante oggi. Significa che Forcella ha vinto la causa per il diritto alla cultura uguale a tutti i posti del mondo. Il teatro è cultura, i teatri vanno aperti e non vanno chiusi. Perché quando si parla di teatro si parla sempre che costa, ma i teatri hanno a mangiare, poi la roba per i giorni. In questo teatro lavorano delle famiglie, in tutti i teatri lavorano delle famiglie, non è solo un fatto di spettacoli. Nino, in tutte le città d'Europa c'è qualche teatro, diciamo, che diventa il tempio della tipicità del posto. Può essere il Trianon il tempio della canzone napoletana e quindi rivolgersi a tutti i turisti sempre che vengono a Napoli e che vogliono sentire la musica napoletana? Questo può essere anche il teatro della canzone, sicuramente. Ma manca a farlo apposta, se noi prendiamo il cartellone, adesso non c'è qua. Nel cartellone di quest'anno ci sono io che faccio uno spettacolo musicale, ci sta Viviani che è un drammaturgo, ma è anche un musicista, ha fatto un uomo nelle canzoni, ci sta Lina Sassi che è una cantante, ci sta sceneggiata di Mario Mello, ma questo lo è già, ma non il teatro solo per i turisti deve diventare anche il teatro per i turisti. Di mattina, se vanno a pigliare la coppa in nave, se vanno a portare a casa, ma questo è un discorso che già hanno tentato di fare. Se lo vogliono fare realmente, noi vogliamo aprire a tutto. Chi studia l'ha da fa, non sa da fa mai. La vittoria è che tutti i giorni lavora, ok? Bocca al lupo. Ciao.